Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi ci sarà un unboxing, ma un unboxing di un prodotto molto molto speciale. È un prodotto che è sul mercato ormai da qualche anno, è un prodotto di cui si è parlato tanto ma non tantissimo, anche se è un prodotto secondo me tecnologicamente spettacolare, tecnologicamente avanzatissimo. Ovviamente adesso anche il prezzo, essendo passato qualche anno, è quasi dimezzato, forse anche questo che all'inizio la diciamo un po' limitato, perché comunque il prezzo era veramente veramente alto. Adesso il prezzo è praticamente della metà di quando era uscito. Questo prodotto ragazzi, ovviamente io lo recensisco in questo, o meglio io faccio l'unboxing, poi lo recensirò in questo canale, proprio perché è un prodotto adatto ai droni, però non solo. Il prodotto di cui vi voglio parlare ragazzi è questo, o meglio sono questi, gli occhiali della Epson IBT 300. Ragazzi, occhiali che sono compatibili ovviamente con DJI, quindi con questi occhiali ragazzi trasparenti. Quindi adesso non so chi di voi già li conosce, chi non li ha mai neanche sentiti nominare o meno. Ragazzi, questi occhiali poi li andiamo a vedere da vicino, non li ho ancora aperti ragazzi, c'è ancora i sigilli della confezione, quindi farò l'unboxing con voi. Sono emozionatissimo perché veramente mi incuriosiscono in maniera esagerata, soprattutto per come sono un prodotto non avanti ma avantissimo secondo me rispetto comunque alla concorrenza. Veramente attualmente nessuno ha prodotti di questo genere. In più questo è un prodotto compatibile, proprio diciamo certificato con DJI, quindi sviluppati anche per l'utilizzo di droni. Quindi diciamo che questo dispositivo, che ovviamente funziona, o meglio ha installato in sé un sistema Android, ha nel suo store, perché non ha un Play Store, cioè quello di Google, ma un Epson Store, quindi ha uno store suo con diciamo prodotti specifici per Moverio, cioè per questi Epson BT300. Anche se questi occhiali sono in commercio da un po' di anni, DJI sta comunque tenendo sviluppata la sua DJI Go 4 apposta per questi occhiali. E in più ragazzi, una cosa che volevo dirvi, che è vero che non c'è il Play Store, non si può installare il Play Store, però si possono installare degli store alternativi, cioè tipo lo store di Amazon, e lì si potrebbe installare l'ITKI, sempre per guidare i prodotti DJI, perché comunque anche l'ITKI diventa compatibile ovviamente anche con questi Moverio. E la, diciamo che l'applicazione l'ITKI non è disponibile sull'Epson, faccio un po' fatica a dirlo, sull'Epson Store, però sono disponibili sull'Amazon Store, quindi installando l'Amazon Store su questo dispositivo si può installare l'ITKI ovviamente comprandolo, o comunque si possono installare applicazioni alternative che non riguardano droni, perché ovviamente io l'ho preso soprattutto per diciamo provarlo con nel mio caso il Mavic Air, perché lui è compatibile con Mavic Air, Mavic Pro, Phantom, con tutti diciamo i droni DJI. Però è vero anche che si possono utilizzare in una mera di campi in ambito lavorativo, e anche però di svago, cioè tipo guardare un video di YouTube attraverso questi occhiali, cioè veramente dà una possibilità infinita, o guardare un film all'interno di questi occhiali, perché la cosa bella ragazzi di questi occhiali è che sono comunque con la lente trasparente, quindi non è come avere su un mascherone tipo questo che quando l'abbiamo su non vediamo più cosa ci succede intorno. Con questi occhiali possiamo vedere il drone e allo stesso tempo avere la DJI Go 4 diciamo nel nostro FPV, e quindi anche volare con il drone, vedere il paesaggio dal punto di vista del drone, ma sempre comunque se vogliamo in maniera trasparente. Quindi adesso ragazzi, vi ho detto un po' di notizie, poi magari ne parliamo anche adesso mentre faccio l'unboxing. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo e andiamo di unboxing, perché ragazzi non resisto più nel provare a vedere come sono questi occhiali Epson Moverio BT300. Quindi scatola, taglierino, e andiamo di unboxing. Andiamo a tagliare i sigilli. Ovviamente ragazzi questi arrivano da Amazon, poi se volete vi lascio il link in descrizione così potete andarveli a vedere. Allora qua abbiamo, vabbè, i soliti libretti informativi sulla sicurezza e via dicendo. Qua abbiamo un altro, vediamo questo qua, niente che ci interessa. Ovviamente qua ci fa vedere che comunque si vive in una realtà tra virgolette virtuale, o meglio si entra all'interno di quello che stiamo guardando. Ok, grazie per aver acquistato uno smart, grazie Epson Moverio. Ok, quindi via gli incartamenti che a questo punto ci interessano poco, e adesso andiamo ad aprire le confezioni ragazzi. Allora partiamo con questa, spostiamo un attimo questa e andiamo a vedere cosa contiene questa scatoletta. Allora,
abbiamo pezzi degli occhiali, cioè quelli, diciamo, quelli che vanno a appoggiarsi sul naso, per intendersi, che sono fatti praticamente come quelli degli occhiali. Adesso non so se li vedete qua, o meglio che li vedete qua sotto. Sono qua abbiamo, tipo, penso che siano le astine, boh, non lo so, poi vedremo. Qua abbiamo le cuffiette, o meglio gli auricolari, cuffiette, chiamiamole come vogliamo. Qua abbiamo le lenti, perché credo che si possa, se si vuole, applicare queste lenti, diciamo, semiscure, perché comunque per pilotare il drone, se c'è molta luce, la lente trasparente ovviamente non permetterà poi di vedere la DJI GO 4 all'interno della lente stessa. Quindi mettendo questi, diciamo, parasoli, che comunque sono trasparenti ma sono come occhiali da sole, in poche parole si vede più scuro, la nostra DJI GO 4 sarà visibile anche con il sole, giusto per farvi capire come questo prodotto è predisposto per l'utilizzo dei droni. Poi qua abbiamo un altro sacchetto con dentro delle altre lenti, vediamo come sono queste. Queste sono proprio scure, queste sono nere praticamente, no, sono ancora trasparenti, nel senso che si vede ancora, non sono completamente nere, sono ancora un po' trasparenti, ma appena appena. Queste sono ancora più scure quando il sole è veramente veramente forte. Quindi mettiamo da parte anche queste. Ok, qua abbiamo un cavetto USB, micro USB, penso comunque per ricaricare il dispositivo e via dicendo. Qua abbiamo un adattatore di presa di corrente per la 220 volt e qua abbiamo l'alimentatore dove va attaccato poi il nostro adattatore per la 220 volt italiana. Poi adesso arriviamo, ragazzi, al pezzo forte, che ragazzi non ci sto più dentro perché non so se vedete, è ancora tutto sigillato, io non l'avevo ancora aperta la confezione, la sto aprendo con voi. Quindi guardate che sta scatola pesa ancora un casino, perché ok, sotto abbiamo tutti i manuali di istruzioni, ok, quindi abbiamo di tutto di più. Adesso li rimetto dentro, che sennò tra un po' non ci capisco più niente. Ok ragazzi, li vado a rimettere dentro. Ok, quindi andiamo ad aprire il sigillo qua dietro. Ok, andiamo ad aprirli. Ok, me lo sto aprendo giusto o al contrario? No, giusto. Ok, quindi qua ragazzi cosa abbiamo? Abbiamo gli occhiali e in teoria sotto qua anche il nostro dispositivo Android. Ragazzi, gli occhiali sono questi, cioè guardate la figata, sono, non sono futuristici, ma anzi di più. Aspettate che vado ad aprire il cavetto. Guardate ragazzi, anzi no, lasciamoli qua un attimo da parte, andiamo a vedere il dispositivo. Ragazzi, questo è il dispositivo Android. Questo è un touchpad, quindi da qua ci si muove all'interno, diciamo, del mondo Android. Qua abbiamo un tasto, penso che sia per confermare o meno. Qua abbiamo i classici tre tasti di Android, quello che ci fa tornare al menu, indietro, quello che apre le applicazioni da cancellare e via dicendo. Quindi diciamo questo è come se fosse il nostro dispositivo smartphone, cioè un telefono Android. Poi ragazzi, qua sotto abbiamo la presa per attaccare i nostri occhiali Moverio, che sono questi. Qua da parte dovremmo avere la possibilità di inserire una micro SD da qualche parte. Ah no, ecco qua. Allora, qua da parte abbiamo la possibilità di inserire, ragazzi, una micro SD e qua abbiamo la presa micro USB per ricaricare il prodotto, ovviamente, e per poterlo poi attaccare anche al radiocomando del nostro dispositivo DJI, perché comunque questo, ragazzi, va collegato al dispositivo DJI. Ecco, l'unica cosa, ragazzi, adesso aspettate che prendo un attimo il radiocomando DJI così vi spiego una cosa. Aspettate che vado a recuperare, ok. Ecco ragazzi, ovviamente questo supporto con questi occhiali non servirà più, perché comunque non servirà, anzi adesso lo tolgo così vi faccio vedere una cosa. Diciamo che questo supporto, ragazzi, sì ragazzi lo so, dopo guardiamo anche gli occhiali da vicino, un secondo solo che volevo... Ok, abbiamo tolto il supporto che non servirà, anche questo cavetto ovviamente non ci servirà. E adesso ragazzi vi faccio vedere una cosa, aspettate che prendo il pezzo che mi manca.
Ecco ragazzi, questo è il pezzo mancante. L'ho stampato con la stampante 3D perché ovviamente questo prodotto non lo si può fissare qua, diciamo, nelle dove si fissa normalmente lo smartphone, perché è molto più spesso, vedete? Quindi per poter adattare, o meglio per poter installare questo prodotto sul radiocomando DJI Mavic Air, ovviamente ho dovuto stampare questo supporto. L'ho stampato con la stampante 3D, vedete? Questo va messo così, questo in teoria va messo, non lo so, credo così, no, non è vero, va messo così. Ecco ragazzi, vedete, praticamente abbiamo il nostro dispositivo Android del Moverio B300 qua sotto, col nostro trackpad che per poter smanettare all'interno del mondo Android, e qua, o meglio, anche all'interno dell'applicazione, perché comunque anche all'interno dell'applicazione DJI ci si muoverà con questo trackpad. E questo supporto, vedete, è fatto apposta, è stampato con la stampante 3D. Ovviamente ho trovato il file già disponibile su Fingiverse. E niente ragazzi, questo è quanto per quello che riguarda il dispositivo Android installato sul radiocomando. Quindi anche questo adesso lo mettiamo da parte e finalmente ragazzi andiamo al punto forte. Ragazzi, il punto forte sono questi occhiali, guardate le lenti, cioè altro che mettere su sti cosi, cioè veramente non, ovviamente sono due cose che non c'entrano niente una con l'altra, però giusto per farvi capire cosa qua abbiamo, o meglio, cosa qua abbiamo in mano a livello di tecnologia, sebbene un prodotto che c'è già un po' di anni, veramente tanta roba. Guardate le due parti di lenti dove verrà riprodotto, diciamo, quello che andremo a vedere, sono veramente piccole, cioè sono solo, sembra quasi un centimetro e mezzo al massimo per occhio. Quindi ragazzi, guardate, adesso qua mancano, no, c'è. Devo vedere il supporto, quello per appoggiarsi al naso, se va bene o meno questo, provare l'altro. Poi devo guardare i gommini, perché mi sa che quei gommini neri, cioè questi, sono quelli che vanno installati qua sulla bacchetta. Quindi c'è un po' di cose ragazzi da provare, ma questo in realtà ragazzi era solo un unboxing veramente futuristico, e pilotare un drone con questi cosi ragazzi deve essere spettacolare, perché comunque il drone lo vediamo, ma allo stesso tempo vediamo la DJI Go 4, quindi vedere il drone, vedere la DJI Go 4 deve essere una cosa veramente eccezionale. Quindi ragazzi, questo era solo un unboxing, spero che questo unboxing di questo prodotto, che è sul mercato da tanti anni ma che comunque adesso ha un prezzo molto più accessibile rispetto a prima, poi vi lascio il link in descrizione così ve lo andate a guardare, perché adesso costa mi sembra intorno ai 499 euro, rispetto ai quasi 1000 di quando erano usciti anni fa. Quindi ragazzi, se questo video di questi occhiali super futuristici e diciamo in previsione dei video che farò a livello di test e prove dove vi darò le mie considerazioni di questi occhiali vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, se vi va, iscrivetevi e qua ragazzi mi raccomando al canale YouTube, e ci vediamo ovviamente ragazzi nei prossimi video. Ciao.